Un grazie a tutti quanti i partecipanti al Trofeo Ensiel, che negli anni passati sono sempre stati più numerosi e che hanno reso sempre più affascinante questa manifestazione. Io vorrei far presente a chi si iscrive che la manifestazione non è una regata fine a se stessa, ma è una scatola dentro la scatola, ovvero sia chi si iscrive gareggia in più trofei, gareggia per vele bianche o per imbarcazioni da regata. Le vele bianche gareggiano, come le imbarcazioni da regata, per categoria, cioè in base alla lunghezza, e quindi ci sono dei premi in base alla loro lunghezza. Gareggiano anche a squadre tutte le imbarcazioni di uno stesso circolo nautico, ovviamente gareggiano per il loro circolo nautico, oppure per i CRAL. La manifestazione è partita per unire i CRAL, far sì che i circoli ricreativi aziendali gareggiassero tra di loro, e anche questo è un trofeo. E non dimentichiamoci i monotipi, gli UFO, i Meteor. Quando superano un certo numero di iscritti hanno un trofeo tutto per loro, come se facessero un piccolo campionato tutto tra di loro. Una cosa che è simpatica di questa manifestazione è la partenza tutti insieme, compatibilmente con le condizioni meteo, delle due tipologie di manifestazione, la regata e la veleggiata. Questo cosa comporta? Comporta che le barche da regata, che normalmente noi comuni velisti vediamo solamente di poppa, alla fine del primo lato tornano indietro, quindi abbiamo un incrocio con queste imbarcazioni tecnologicamente avanzate che non potremo mai vedere da vicino, che invece ci sfiorano, e stessa cosa, essendo loro molto più veloci, ci raggiungono sul secondo o terzo lato per arrivare tutti insieme. È come essere allo stadio, come essere in un circuito di motociclismo in cui i mezzi passano vicino agli spettatori. Si è spettatori e partecipanti nella stessa misura. Dallo scorso anno è stato istituito un trofeo per imbarcazioni in vetro resina d'epoca. Non esistono le imbarcazioni in vetro resina d'epoca, ma ci fa piacere pensare che queste imbarcazioni, tra virgolette, meno moderne, abbiano la dignità di poter partecipare in un trofeo tutto loro come imbarcazioni d'epoca. Non dimentichiamoci le imbarcazioni d'epoca reali, che fin dall'inizio hanno partecipato numerose alla nostra manifestazione. E vorrei far anche presente che dopo la sperimentazione dello scorso anno, le iscrizioni, oltre che presso la Società Triestina della Vela, possono essere espletate anche presso la SVOC, Società Velica Oscar Kosulic di Monfalcone. Questo anche per facilitare quanti non abitano a Trieste o trovano più comodo passare a Monfalcone per fare le iscrizioni.